come ricordava opportunamente Don Lucchesi, il Duomo è stato più volte definito il museo di Matteo Civitali, ed è così perché sono davvero tante le opere che ha fatto, quelle che sopravvivono e quelle che poi sono andate distrutte, perché dobbiamo considerare anche queste, faremo un poco di archeologia. Allora cominciamo a rifamiliarizzare con lui attraverso queste elegantissime firme che ha utilizzato nell'altare da Nocento, cioè l'altare di San Regolo, l'arca di San Regolo, e nel tempietto bertiniano, diciamo così, del volto santo, Opus Mattei Civitalis Lucensis, come vedete c'è l'orgoglio proprio del cittadino lucense o lucano, orgoglio che non aveva avuto ancora modo di palesare qualche anno prima nella prima firma della cattedrale. Questa un po' modesta o finto modesta, nascosta sotto la tavola ansata della tomba di Pietro da Noceto. Questa è una foto un po' speciale che abbiamo fatto anni fa con la sovrintendenza, perché di solito, come vedremo più avanti, questa firma non si nota, è nascosta dall'epitafio di Pietro da Noceto. Opus Mattei Civitalis, senza Lucensis, anche perché effettivamente in quel momento Matteo non era un consolidato cittadino lucano lucense. Matteo, come sappiamo, aveva origini evidentemente dal nord-est, il padre era venuto qui per lavoro e poi aveva impiantato la sua famiglia qui, era un forestiero che poi è stato l'orgoglio, diciamo così, di questa città per i suoi innumerevoli meriti. Allora, su queste firme avremo modo di tornare più avanti, per cui passo oltre. Nella breve presentazione, nel resumé che l'amica dottoressa Giusti mi ha chiesto per il sito della fondazione, ho lanciato questo paragone che può sembrare eccessivo tra il Vaticano e la Roma del 600 con Bernini e la Lucca del secondo 400 con Civitali. Mutatis mutandis, fatte naturalmente le proporzioni giuste, perché Lucca è centro capitale del Rinascimento italiano, però naturalmente il palcoscenico del Caput Mundi della città papale nel 600 col barocco è ancora più eclatante, ancora più fiammeggiante. Si può davvero dire che c'è un parallelismo fra queste storie a 150 anni e 200 di distanza, perché come Bernini ha esercitato una vera e propria dittatura artistica in Vaticano, a Roma e oltre, così Civitali ha fatto a Lucca, utilizzando la cattedrale come epicentro e impollinando l'arte lucchese, propiziando il rinnovamento, diciamo così, rinascimentale, per semplificare, dell'arte lucchese attraverso infinite manifestazioni, essendo lui uomo universale, architetto, scultore innanzitutto, ma poi anche pittore, architetto, uomo dedito a disegni, invenzioni e concetti per le arti che Vasari avrebbe definito congeneri, cioè applicazioni del suo gusto nell'oreficeria, nell'arte tessile, tutte cose che naturalmente stasera non possiamo ricordare, perché qui ci vorrebbe un corso intero su Civitali. E allora torniamo più modestamente, si fa per dire, in Duomo, dove ho segnato in rosso i punti nodali del percorso che conduce lo spettatore dal Nartece fino al presbiterio. Non mi sentono. Ah, mi spiace, di solito mi si dice che ho una voce squillante e quindi no, tranquillamente. Allora, ecco, ho messo la piantina secondo la rosa dei venti, come mia abitudine, di solito, come dire, per pigra abitudine editoriale, le cartine delle chiese a croce latina, comunque a pianta longitudinale, vengono messe in piedi, no? Per stare nella pagina in quarto, in ottavo, eccetera. Io forzo soprattutto nello schermo questa consuetudine, perché è molto importante seguire l'orientamento, anche se stasera avremo poca occasione di parlarne. Allora seguiamo da ovest verso est il tragitto dello spettatore, visitatore, fedele, turista che incontra Matteo, e quindi già nel Nartece tardo romanico abbiamo la tomba di
Giovan Pietro d'Avenza, del grande umanista, che è assai più importante di quanto le sue modeste dimensioni non lasciano capire di primo acchito. Eccola qui in forma di medaglione di profilo numismatico. Queste opere voi le rivedrete più volte, ho deciso di fare questo tipo di approccio. Adesso mi interessa, come dire, la topografia, va bene? Poi passiamo ai committenti, poi passiamo all'artista e al suo modo di affrontare i compiti assegnatigli dai committenti. Si entra nel Piedicroce e c'è questa coppia di superbe acque santiere presso i secondi piloni tra la nave maggiore e le navatelle. Ed eccole qua. Rispettando ovviamente il rapporto sinistra-destra. Siamo ormai quasi agli sgoccioli dell'attività di Matteo per il Duomo Lucchese, quindi alla fine del 400. Matteo, vi ricordo, è nato a metà degli anni 30 e muore con l'inizio del secolo successivo, nel 1501. L'attività intensissima di lui per il Duomo è negli anni 60, 70, 80. A quel punto il successo mietuto nel Duomo, che è un palcoscenico glorioso, gli apre varie altre strade, varie altre porte, e diciamo il culmine della sua attività, come sapete, nel cappellone di San Giovanni Battista nel Duomo di Genova, dove veramente Matteo come statuario, come maestro della statua, stricto senso, attinge dei livelli difficilmente eguagliati. Ci siamo portati dalla parte opposta, cioè stiamo guardando da est, da sud-est, cioè verso la controfacciata, per osservare in maniera quasi stereometrica l'acme di questo percorso. Non siamo alla fine del percorso di Matteo nel Duomo, ma naturalmente il tempietto del Volto Santo è l'ombelico, l'epicentro di tutto questo darsi da fare. Torniamo a una veduta da ovest verso est, cioè verso il presbiterio, e abbiamo il Pergamo, che tutti conoscete, il Pergamo pensile addossato a questo pilone. Oggi è un po' un orfano. Perché? Perché questo Pergamo, fatto anch'esso negli anni tardi di Matteo Civitali, aveva senso, eccolo qua, in funzione del recinto corale, questo importantissimo manufatto, ovviamente di più mani, perché Matteo lo ha disegnato, lo ha in parte intagliato, ma ci volevano, come dire, le mani di Briareo per farlo tutto nei tempi, cioè nella seconda metà degli anni Ottanta. Questo bellissimo apparato, questa apparecchiatura, che è andata inesorabilmente smantellata nel corso dei secoli per le esigenze del culto dopo il Concilio di Trento. Anzi, onore ai lucchesi e al loro gusto e al loro senso della tradizione, perché sono stati tra gli ultimi in Italia, 1619, a distruggere un apparato di questo genere. A Firenze, per esempio, in Santa Croce, in Santa Maria Novella, i francescani e i domenicani avevano cominciato molti decenni prima con Vasari, il quale nello stesso momento in cui celebrava quelle chiese le rimaneggiava profondamente, distruggendo tante memorie che poi lui come storiografo ricordava. Ci vorrebbe una lezione soltanto su questo recinto, che ha avuto veramente tante avventure fino a giorni recenti. Io qui vi mostro un frammento presso l'altare di San Regolo. Molte altre parti sono andate distrutte, altre sono musealizzate e così via. Dal punto in cui eravamo per il Pergamo, cioè verso la fine del Piedicroce, traguardiamo l'area del braccio meridionale, cioè destro del transetto, e ci portiamo in prossimità degli altari privati a cui Matteo ha lavorato all'inizio della sua carriera per il Duomo. Matteo è entrato come scultore di privati e poi è diventato scultore, diciamo così, del pubblico. La luce di questa foto un po' improvvisata riveste interamente l'altare di San Regolo, che dobbiamo leggere archeologicamente in un dittico ortogonale con la tomba di Pietro da Noceto, che stava fino al 1524, quindi non è che ci sia stata moltissimo, mezzo secolo, sulla destra del fedele devoto che si approssimava a San Regolo e alle sue spoglie. Ecco, e qui vi ho messo un frammento
monumento della pianta con i due rossi per farvi capire il rapporto fra questi monumenti che poi rivedremo. Oggi li troviamo, ormai sono 500 anni quasi, distanziati in questa maniera che naturalmente ha potuto favorire lo sviluppo ulteriore del culto, ma per noi storici dell'arte è naturalmente spiazzante, perché la tomba di Pietro da Noceto andò a tappare la porta orientale di accesso alla sagrestia, e il monumento lo trovate così isolato al centro della parete ovest del transetto meridionale, con un dettaglio stonato a cui ormai la perdita delle consuetudini nei confronti di queste cose, un dettaglio che ormai la perdita delle consuetudine ci impedisce di apprezzare in senso negativo, ma il gissant dà i piedi non verso l'altare, li dà all'opposto. Come vedete, il gissant veniva sempre orientato con i piedi verso l'altare, quindi se lo rimettete al suo posto originario capite perché guarda, diciamo, è posizionato da destra verso sinistra e non il contrario. Quella rimozione fu fatta nel 1524 per sfondare quell'area sudorientale del Duomo e creare l'importantissima cappella del Santissimo Sacramento, in un'epoca in cui si voleva per il corpo di Cristo un'enfasi ancora maggiore. E, come dire, Lucca pagò quasi lo scotto di essere stata pioniera anche in questo, perché, come vedremo, aveva già un meraviglioso altare del Santissimo Sacramento, ma l'altare non bastava, ci voleva una cappella, uno spazio sfondato. E quindi con l'apertura di questo edificio, che poi fu costruito anche dai discendenti dello stesso Matteo Civitali, quindi una sorta di curiosa nemesi interna alla dinastia, andò distrutto anche qui un gioco unitario che collegava a dittico, a libretto, diciamo così, a 90 gradi, la tomba di Domenico Bertini, che sta grosso modo dove era in origine, e l'altare del Santissimo Sacramento, altare che noi non possiamo capire bene come fosse fatto. Io vi mostro l'altare attuale che sta in fondo alla sua cappella, va bene, con gli angeli di Matteo Civitali, ma tutto il resto non è suo. C'è uno spolium di tardo 300 della scuola dei Pisani, quelli di Andrea da Pontedera, e poi c'è un tempietto eucaristico di cui diremo meglio, perché anche questo, come dire, è curioso, è un eccesso di fortuna di Matteo Civitali che procura alla fine una distruzione di Civitali stesso, cioè si è perso il tabernacolo eucaristico originario di Matteo Civitali e c'è qualcosa che lo sostituisce in gusto comunque civitaliano. Ecco, li ho ingranditi eliminando il dettaglio della pianta. Torniamo adesso nel Nartece e passiamo in rassegna i committenti di Matteo Civitali. Matteo Civitali ha avuto pochi committenti in Duomo rispetto a quanto ha fatto. Perché? Perché alcuni committenti sono stati così generosi, così lungimiranti, così appassionati e dediti alla causa che praticamente hanno seguito loro un po' tutte queste attività. Allora, la tomba del D'Avenza, per la tomba del D'Avenza non abbiamo un committente sicuro, ma mettendo insieme tutte le tracce che ci rimangono, la cosa più verosimile è che sia stato il vescovo del momento, il grande Stefano Trenta, il quale era tra l'altro tra i tre esecutori testamentari di questo umanista che veniva da vicino, come potete capire, e che era un maestro di lettere, quindi di studi classici molto importanti nella Lucca dell'epoca. A parte questo inizio, diciamo così, con Stefano Trenta, che avviene nei tardi anni 60, cioè 10 anni dopo circa la morte del titolare di Giovan Pietro, che morì nel 1457 ed ebbe un funerale solennissimo, a parte questo inizio si arriva molto presto ad avere a che fare con la famiglia dei Da Noceto, con la famiglia dei Noceti, che vediamo qui immortalati non solo
nella tomba di Pietro, il pater familias di grande fama, ma anche nell'altare di San Regolo. Allora, avviciniamoci ai due protagonisti. Il committente è quello di destra, è Nicolao, figlio di Pietro. Nicolao che forse a qualche giovane di oggi potrebbe sembrare un uomo maturo e che invece non ha neanche 20 anni, perché appunto si trovò ad essere investito figlio serotino, chiaramente, di un padre che aveva dedicato i primi decenni della sua vita alla carriera, va bene, si ritrovò erede di tanta fortuna, meno che 20enne, e seppe sfruttare moltissimo questo bagaglio culturale ed economico, perché allora se Pietro è stato un personaggio politico e culturale importantissimo, Nicolao non ha avuto nessun merito a paragone del padre, ma lo ha avuto per la storia dell'arte, perché è il committente delle opere civitaliane. Non è detto che Pietro da Noceto e Matteo si siano mai conosciuti. Pietro muore nel 67 e la tomba viene fatta postuma, con una conclusione nel 1472. Allora, chi era Pietro da Noceto? Come sempre conviene leggere gli epitaffi, perché gli epitaffi latini, quelli particolarmente sorvegliati ed eleganti, e questo è il caso, riescono a riassumere tutto il senso, non solo di una vita, ma anche della concezione che il titolare della tomba aveva di sé. C'è un'autorappresentazione icastica. Non voglio annoiarvi con il latino e quindi passiamo subito alla traduzione. A Pietro da Noceto, decorato da molti re e dal pontefice massimo Niccolo V con molte insegne di onori e dignità, che è vissuto 70 anni, un mese e 10 giorni, quindi facilmente rimontate al 1397, Niccolò ha fatto fare questo monumento al genitore benemerito nel 1472. Opera di Matteo Civitali, come vedete non si nota la firma in una foto frontale di quelle tipiche da manuale, bisogna fare quel gioco di prima per scovare la modestia di Matteo. Allora, appunto, Pietro da Noceto, Niccolò V. Pietro da Noceto è stato il segretario particolare di Niccolò V durante gli 8 anni del pontificato, 1447-1455. Non ho bisogno di portare vasi a Samo e nottole ad Atene, siamo qui a Lucca, che non è proprio la città di Niccolò V, ma è come se, va bene, perché Niccolò V era vicino di casa, ma soprattutto aveva elargito su Lucca, aveva rovesciato su Lucca una serie di favori, molti dei quali si dovevano proprio ai buoni uffici di Pietro da Noceto. Solo questo può spiegare la gratitudine, la riconoscenza, la dedizione degli anziani di Lucca e di tutta la Repubblica nei decenni successivi alla morte di Pietro alla causa nocetana. Qual è la causa nocetana? Beh, ci sono tante cause dei Noceto. Innanzitutto i Noceto, che non hanno più un titolare, un pater familias di tanta vaglia, devono in qualche modo rimanere a galla, per usare una espressione forse un po' infelice, insomma. Non sono non erano cittadini lucchesi, lo sono diventati nel frattempo, non appartengono all'alto patriziato cittadino di questa gloriosa Repubblica, ma pur essendo tra virgolette degli inurbati, sono diventati delle figure centrali, perché Pietro ha saputo tessere una rete molto importante di rapporti. Lucca, voglio dire, ha sempre avuto con Roma un rapporto privilegiato, ma questo rapporto ha avuto un salto positivo in avanti ulteriore con lui. E meno ricordato dalle cronache lucchesi, ma non meno importante, il rapporto con Firenze, con i Medici. Va bene? Pietro da Noceto, diplomatico e munc tenaris, sapeva bene come lo scacchiere geopolitico italiano era cambiato, e quindi aveva ormai individuato nei Medici degli alleati potentissimi. Noceto sposò un
Martelli, cioè una delle famiglie satelliti principali dei Medici nel terzo quarto del 400. Questa devozione a Niccolò V, che spicca, come vedete, in un epitaffio così sintetico, va bene, che deve proprio estrarre il senso, il cuore della vita di un individuo, questa devozione a Niccolò V è significativa perché la trovate in apice nel monumento Nicolaus Papa Quintus, abbreviato. Lo stemma di Niccolò V è andato distrutto, come spesso a Lucca nei rivolgimenti di fine Settecento troveremo altri stemmi scalpellati nell'altare nocetano di San Regolo. E qui, molto significativo, di solito le foto non arrivano a tanta a ficcare così il naso, come vedete sul cuore Pietro da Noceto c'ha una placchetta con l'insegna di Niccolò V. Niccolò V non aveva un'insegna dinastica, non si portava dietro l'arme dei, non so, dei Condulmer o dei Della Rovere, usava le chiavi di San Pietro. Lo stemma suo è questo, tant'è vero che a volte non viene individuato come Niccolino peculiare perché si pensa alla sede pontificia e in generale. Allora, questa tomba viene collocata in un punto, come capite, strategico del Duomo, una cosa inaudita. Inaudita per un uomo del secolo, perché alla fine, pur essendo segretario del Papa, era comunque, non era un ecclesiastico, va bene? Poi per nuovo cittadino, per un recente cittadino, ripeto. Si sta praticamente accanto al presbiterio, all'altare di San Martino e soprattutto a pochi centimetri dalle spoglie di San Regolo, voglio dire, l'altro grande vescovo della cattedrale. E in quel punto dove viene fatta la tomba c'è un altare già appartenente alla famiglia degli Antelminelli. I Noceto riescono ad operare in maniera tale che gli Antelminelli cedano il gius patronato. Chiaramente devono esserci stati flussi di danaro, va bene, pubblicamente, scopertamente versati per ottenere tutti questi vantaggi. Naturalmente, una volta fatta una tomba così, non si poteva lasciare l'altare di San Regolo nelle condizioni antiche in cui Noceto l'avevano rilevato, e bisognava quindi intervenire con qualcosa di ancora più importante, e si arrivò appunto a questo apparato di cui diremo tra poco. Il senso di sé che i Noceto partoriscono è impressionantemente dimostrato da questa lunetta, dove, come vedete, sono prossimissimi alla Madonna che è in maestà. La Madonna è in trono e porta il bambino con l'orbe crociato, va bene? Eppure guardate dove sono i Noceto. Sì, si può rilevare che la Madonna è frontale, è in maestà, mentre i Noceto, per modestia tra virgolette, sono dimezzati dal profilo, sono messi un po' più in basso, ma insomma io non conosco tombe monumentali prima di questa in cui si ha questa pregnante prossimità tra le figure. Nell'altare regoliano decidono più modestamente i Noceto di mettersi un po' in abisso, di mettersi a livello della predella, eppure sono sempre alla stessa altezza delle storie dei gloriosi santi martiri Regolo, Giovanni Battista, Sebastiano. E qui ritroviamo in maniera divertente la seconda generazione, quindi il passaggio di consegne tra Nicolao e Pietro Junior. Pietro Junior, che ha ancora meno meriti del genitore rispetto al nonno in senso politico-culturale, ma deve soltanto gestire questo enorme patrimonio che viene minacciato innanzitutto dalle tipiche liti familiari, perché altri maschi della famiglia da Noceto rivendicano una parte dell'eredità di Pietro, e poi naturalmente dalle tipiche gelosie, dagli antagonismi di una repubblica come quella lucchese o lucana, perché a un certo punto gli stessi diritti di patronato dei da Noceto vengono messi
a repentaglio dalle polemiche, va bene? Da altri cittadini che ambiscono. Fino anche gli Antelminelli si pentono, diciamo così, della cessione e decidono di andare alla riscossa. Quello che è molto importante è che gli anziani, quelli con la A maiuscola, cioè i signori, il collegio dei signori di Lucca, difendono fino all'ultimo, strenuamente, le prerogative dei noceti, scrivendo al Papa, inviando messi. E già che fra poco parleremo di Domenico Bertini, è giusto rilevare che Domenico Bertini, uomo potentissimo in quegli anni, ha giocato a favore dei noceti, non ha, come dire, ci si aspetterebbe, come dire, quasi una contrapposizione più o meno virtuosa, anche lui è stato una figura chiave nell'aiutarli. Quindi una triangolazione, una saldatura interessante tra questi due poli di committenza e Matteo Civitali. Quindi Nicolao è passato da questa parte e il piccolo Pietro, eccolo qui, con le epigrafi importanti, più importanti, che vi trascrivo sempre con la traduzione per far prima. Qui ci sono tutte le spezzature per chi voglia essere più filologo di me. A San Regolo, patrono di Lucca, il cavaliere Niccolò da Noceto, devoto di lui e verso i propri genitori, ha eretto e fornito di dote quest'altare. Cioè il dotavit è verbo, è un perfetto latino chiave, perché naturalmente queste cose non si fanno, come sapete, pagando tantissimo per i marmi, per la manifattura, per l'allestimento, punto. Ci vuole una dotazione la più cospicua possibile, che duri nel tempo. E qui, come dire, i medici, quelli con la M maiuscola di Firenze, sono punto di riferimento per tutti coloro che ambiscono in questa direzione, e per da Noceto in particolare. Qual è l'asso nella manica del patronato nocetano? Per dirla sempre in maniera molto semplice, perché non abbiamo il tempo di dilungarci. Noi facciamo storia dell'arte spesso dimenticandoci della musica, va bene? Che era, come sapete, dava tutto il senso alla vita ecclesiastica e liturgica di uno spazio glorioso come San Martino. Ormai le chiese sono luoghi del silenzio, soprattutto della preghiera silenziosa, ma chi di voi ha studiato un po' queste cose, o poi tra gli anziani magari c'è ancora qualche frustolo di memoria, sa che era un continuum, va bene, di lodi, di uffici, di preghiere, di canti, di vario tenore, su cui non possiamo soffermarci. La gerarchia, come dire, che dal vescovo andava ai canonici, ai cappellani, agli accoliti e così via, si doveva misurare con la musica quotidianamente. E Nicolao da Noceto è stato illuminato anche in questo, perché ha portato a Lucca il carmelitano inglese John Hopby, che è stata una figura chiave della storia della musica sacra nell'Europa del tardo Quattrocento. Quindi, come dire, il Duomo di Lucca e la cappella regoliano-nocetana, in particolare, grazie a Nicolao da Noceto, hanno avuto questa fortuna, perché il rettore dell'altare di San Regolo era lo stesso carmelitano che faceva il magiscolo, cioè il maestro della scuola cantorum. Ecco. Nelle spallette della predella, quindi in maniera un po' più modesta, nascosta, ecco la firma di Matteo che abbiamo visto all'inizio, con la data di compimento ufficiale, che non ci deve ingannare, 1484, i lavori andarono avanti anche oltre l'84, perché l'opera era davvero massiccia. Passiamo a Domenico Bertini. Anche lui figura eteroclita nel panorama lucchese, perché anche lui non era un rampollo dell'antico patriziato cittadino, veniva da Gallicano, era homo novus, diciamo così, quasi più di Pietro, eppure uomo di immensa fortuna, di larghissimi orizzonti e soprattutto di acume molto lungimirante. Domenico Bertini fa le sue fortune anche lui alla curia, va bene? Come ci ricorda questo bellissimo epitaffio che andiamo a leggere nella traduzione italiana per fare prima. Domenico Bertini da Lucca, conte palatino del Laterano e dell'Impero,
cioè conte del Sacro Palazzo Lateranense, quindi nominato dal pontefice, e dell'impero nominato dal Sacro Romano Imperatore Federico III d'Asburgo, perché naturalmente la prerogativa di nominare i conti palatini era, a seguito del quel complesso gioco della lotta delle investiture, sia del Sacro Romano Imperatore, cioè del discendente di Carlo Magno, che del discendente di Pietro, del Papa, e segretario della Santa Sede Apostolica, cioè segretario sotto Sisto IV della Rovere 1471-1484 e Innocenzo VIII Cibo 1484-1492. Avendo eretto qui accanto Propius, che il Propius non vi inganni, perché spesso viene letto come Proprius qui accanto, Prope, va bene, comparativo di Prope, non so per come mai sia stata tagliata, evidentemente non me ne sono reso conto finora, preso dalle parole, ma il mio specchio figurativo è mutilo sulla destra, spero che non soffrano troppo le immagini. Avendo eretto a proprie spese il Tabernacolo del Salvatore, opera insigne, ha dedicato da vivo questo arredo sacro, la parola sacrum, a sé e a Sveva Risaliti, sua incomparabile consorte, e ai loro posteri nell'anno della salvezza 1482. Di questo legame saldissimo con la moglie noi abbiamo ampia memoria archivistica, perché abbiamo ripetuti testamenti di Domenico Bertini e della moglie, i quali sono preoccupatissimi di tutti i benefici che devono fare con questa loro sterminata fortuna. Qui bisogna capire la differenza tra l'approccio dei Noceti e l'approccio dei Bertini. I Noceti hanno un'ampia prosapia pronta a litigare e quindi spendono molto, ma devono anche tenere conto di tutte le voci in famiglia. I Bertini sono sterili, va bene? Quindi questi testamenti sono commoventi, perché davvero non risparmiano monasteri, conventi, confraternite, poveri di ogni collocazione in città, entro le Seste Miglia, oltre e anche al di fuori dello Stato, va bene? Avendo sempre naturalmente il Duomo come primo spazio nel cuore. Allora, Domenico Bertini che cosa fa? Fa la coppia di altare del Santissimo Sacramento e tomba. Passa, appena finisce questo dittico, diciamo così, al tempietto del Volto Santo, che è della prima metà degli anni Ottanta, eccolo qui, e qui, avendo fatto tutto lui a spese proprie, imitando Ida Noceto, non si perita naturalmente di inserire il proprio ritratto. Qui abbiamo il ritratto sepolcrale, va bene, a tutto tondo, in busto, e qui abbiamo questo divertente ritratto in profilo che è vedete, entro un clipeo laureato, quindi si sfrutta il profilo, la modestia del profilo, fino a un certo punto la modestia, perché naturalmente il profilo rimanda ai grandi modelli imperiali della numismatica antica, quindi naturalmente c'è una nobilitazione che viene da un'altra parte, va bene, ecco, non è la maestà, ma si recupera comunque spessore e tenore da un altro punto di vista. E qui, come vedete, a pendant con il profilo che sta addirittura al di sopra della testa di San Sebastiano, abbiamo il galletto di Gallicano, cioè lo stemma che indica la provenienza di lui. Ci si può rammaricare del fatto che quest'uomo così devoto della moglie non l'abbia voluta mettere a pendant di se stesso. Modestia della moglie che lo ha supplicato di non essere ritratta, oppure, come dire, era così autocentrato il buon Domenico, non lo sapremo mai. Certo, vi ricordo che noi abbiamo per l'epoca tantissime coppie patrizie messe al servizio della devozione, lui sempre alla sinistra dello spettatore, cioè alla destra liturgica, diciamo quindi più importante, e lei dall'altra parte. Qui invece abbiamo, come vedete, una specie di rovescio di una sorta di gigantesca moneta o medaglia, meglio, ideale, che è stato staccato dal diritto e messo dall'altra parte. E tutto questo a tergo del tempietto, perché oggi non si può apprezzare il fatto che il tempietto produce due cappellanie, produce due fondazioni sacre distinte, quella del Volto Santo, del Santissimo Salvatore, che è in
interna. Naturalmente non sto a mostrarvi il voto santo, sarei ridicolo, insomma. E all'esterno, verso il presbiterio, verso est, l'altare di San Sebastiano, quindi la statua nuda di San Sebastiano, la dovete immaginare come pala di un altare che nel frattempo è stato smontato, quel drappo berniniano, appunto di gusto barocco, rimpiazza l'altare che è stato rimosso. E come vedete, Domenico Bertini ha meditato molto sul partito ritrattistico che avevano adottato in Oceto per mano di Matteo, perché come loro si distribuiscono in questa maniera, lui stabilisce questo rapporto con la divinità, in questo caso il martire, una sorta di alter Christus, ovviamente Sebastiano. E dappertutto ci sia la committenza di Domenico, questo motto icastico, ut vivam vera vita. Vera vita è un ablativo, altrimenti uno dice come ci vuole l'accusativo. Naturalmente è la vita eterna, è la vita del buon cristiano che attraverso le opere si prepara al trapasso. Allora, ut vivam vera vita lo trovate qui. E lo trovate in tutte le altre opere di Domenico Bertini, diffuse anche sul territorio, perché Domenico Bertini stabilisce un sodalizio con Matteo Civitali che lo porta a fare l'Arca di San Romano nella Chiesa dei Domenicani, 1490, e qui leggete Ut vivam vera vita, oppure la Madonna Salutis Portus nell'angolo sud-occidentale di San Michele in Foro. Questa naturalmente è la copia moderna, tutti sapete che dietro l'angolo ci sta l'originale. Nel peduccio, come gocciola, trovate in basso lo stesso motto, va bene, che ricorre anche a Gallicano, per esempio, quando lui ricostruisce la pieve piccola pieve del Battista, con il permesso, naturalmente con tutte le autorizzazioni di Papa Innocenzo VIII Cibo, che è il suo principale finanziatore in quel momento della sua vita. Al di sotto delle due facce della medaglia marmorea con il ritratto e lo stemma di Domenico Bertini troviamo queste due meravigliose tabelle all'antica, dove, come vedete, avete la data di conclusione ufficiale del tempietto, 1484, la firma di Matteo, che abbiamo già visto prima, e qui in maniera un po' ambigua, valet vi sua veritas, cioè la verità vale per la sua intrinseca forza. Che cos'è questo? È un altro motto di Domenico o alla fine è un motto di Matteo Civitali? Io tenderei ad interpretarlo come motto di Matteo Civitali, perché noi non lo ritroviamo in altre opere di Domenico, e compare qui a pendant con la sua firma. Quindi vedete come Matteo Civitali, scultore colto, fratello di un uomo di cultura, editore, eccetera, Matteo Civitali si è portato quasi, stando con questi nobili interlocutori, al suo stesso livello, così al loro stesso livello, di sana ambizione, e quindi ecco qui questo motto. Domenico Bertini finisce di agire con queste opere come committente privato, ma Domenico Bertini, grazie alle sue benemerenze, diventa operaio di Santa Croce e quindi, naturalmente, come operaio si prodiga, direi non di più, in pari grado, va bene? Il recinto, che non ha una datazione sicura, ma in base a ragioni stilistiche, cade nella seconda metà degli anni Ottanta, deve essere quindi frutto di una commissione bertiniana. Alla stessa maniera, a fortiori, perché più avanti, e lo abbiamo dai documenti, il Pergamo, e ha così anche le acquasantiere. Bene, il povero, tra virgolette, Domenico Bertini viene minacciato anche lui, viene messo in discussione, mentre da Noceto hanno le loro disavventure pubblico-private, lui le ha tutte pubbliche, non so come dire, perché c'è qualcuno che vuole levargli la carica di operaio di Santa Croce, e non è di poco momento che il vescovo dell'epoca, Nicolao San Donnini, si prodighi invece perché le cose rimangano salde nelle mani di Domenico Bertini, e pour cause, direi, giustamente. Domenico Bertini, anche lui uomo, direi con un orizzonte culturale forse ancora più ampio di Pietro da Noceto, perché aveva viaggiato a più di lui, era stato legato in varie parti d'Italia ed Europa. Domenico Bertini che cosa fa? Se i da Noceto
si sono presi il corno epistule, voglio dire un punto delicatissimo dell'area presbiteriale, lui è costretto a stare un po' più discosto da lì, ma siamo sempre nel transetto, e crea questo dittico tra la propria tomba e, tra virgolette, il sepolcro di Cristo, va bene? E qui imita chiaramente i medici, di cui abbiamo perso purtroppo in San Lorenzo il rapporto diretto tra la famosa tomba verrocchiesca del padre e dello zio di Lorenzo il Magnifico, va bene, 1472, e l'altare del Santissimo Sacramento di Desiderio da Settignano, che era stato inaugurato 11 anni prima, nel 1461, in questo punto della chiesa. Come vedete, siamo sempre all'estremità di un braccio del transetto. Purtroppo tutti gli altari eucaristici pretridentini, o quasi tutti, sono andati distrutti, smantellati. Perché? Perché dopo Trento si è voluto fare ancora meglio, ancora di più. Come sapete, in molte chiese il Santissimo è stato portato sull'altar maggiore, e in altre chiese è rimasto lontano dall'altar maggiore per non interferire con i culti locali, ma si è voluto fare qualcosa di più notevole, come la cappella del Duomo lucchese. E allora anche a Firenze la tomba è rimasta intatta e questo monumento è andato ramingo, è stato ricostruito filologicamente, ma fino a un certo punto, nei decenni passati. Vedete che manca il corpo della mensa. Bene, un altro modello a cui guarda Domenico Bertini è quello romano, curiale. Domenico Bertini era amicissimo di Jacopo Ammannati Piccolomini, un cardinale di umili origini, ma un uomo dottissimo che aveva fatto una meritoria, come dire, fortuna a Roma, con Enea Silvio Piccolomini, con Papa Pio II, 1458-1464, tant'è vero che aveva rilevato dal Papa l'onore del secondo cognome, Jacopo Ammannati Piccolomini. Ma Jacopo era di Villa Basilica, quindi, come dire, anche lui aveva i suoi addentellati lucchesi, e fu vescovo di Lucca per pochi anni dopo Stefano Trenta e prima di Nicolao Sandonnini, cioè fra il 1477 e il 1479, il settembre, quando morì. Orbene, Jacopo Ammannati in un primo momento umilmente aveva pensato di essere sepolto ai piedi del suo protettore, del suo mentore, di colui che l'aveva creato, Pio II in Vaticano. Significativamente cambiò idea e nella chiesa degli Agostiniani a Roma, in Sant'Agostino, fece fare, vedete, in corno epistole, in corno epistole, due apparati sepolcrali. Mi spiace, ma non capisco perché ho fatto un lavoro di Cesello sulle foto, ma perdo tutta l'ultima parte a destra. Bene, in questi due angoli del presbiterio, la tomba della madre, di cui era devotissimo, e tra l'altro si chiamava Monica, da qui l'omaggio agli Agostiniani, e la tomba sua. Come vedete, quindi, i gisant orientati verso il cuore del presbiterio, e la tomba della madre era abbinata con il tabernacolo eucaristico, mentre la tomba del cardinale era abbinata col tabernacolo degli oli sacri, va bene? Tutto ciò è andato smantellato, questi monumenti li dovete cercare a decine di metri di distanza dalla chiesa, si trovano oggi nell'ex convento rimodellato da Vanvitelli, che oggi è l'avvocatura dello Stato. Ecco. Allora, Domenico Bertini, per la sua tomba, opta per un altro modello, che è fiorentino, è la tomba di Orlando dei Medici e nella Santissima Annunziata, Bernardo Rossellino. E qui veniamo al problema dell'artista e della sua formazione. Nell'Ottocento, quando cominciarono i primi grandi studi su Matteo Civitali, tutti i grandi eruditi davano per scontato che Matteo fosse cresciuto a Firenze, va bene, da Carlo Minutoli a Michele d'Enrico Ridolfi e così via. E lo si diceva sulla base di confronti come questo. La tomba da Noceto a confronto con quella di Carlo Marsuppini, Desiderio da Settignano in Santa Croce a Firenze. Osservate in particolare il partito naturalmente dell'arco trionfale, con alta trabeazione all'antica, lo stilobate all'antica, gli spiritelli reggiscudo che passano dal basso lì in alto, oppure una tomba come questa, Antonio Rossellino, il cardinale Jacopo del Portogallo, insaminato al monte. Osservate i sarcofagi in particolare qui, sono pressoché identici. E poi l'oculo laureato con l'apparizione mariana.
Oppure Mino da Fiesole, tomba di Bernardo Giugni alla Badia Fiorentina, osservate il partito del busto, del mezzo busto di profilo, che però lì è protagonista, va bene, un numismatico da solo, e qui invece abbiamo visto come è montato con la Madonna. Queste sono tutte cose talmente flagranti che gli studiosi dell'Ottocento le avevano colte e ne avevano ricavato una formazione fiorentina di Matteo Civitali. Questa cosa è andata avanti per un po' di tempo. Nel Novecento, ora sto semplificando moltissimo, che cosa è successo? Con la riscoperta della grande scuola pittorica lucchese, va bene? Personaggi come Michele Ciampanti o come Vincenzo Frediani, siamo ormai, diciamo così, nel secondo 400, e quindi la scoperta di peculiarità locali, cittadine, provinciali nel senso migliore del termine, che si differenziano da quelle della scuola fiorentina, da quelle della scuola senese e così via, e ci si è chiesti, ma davvero Matteo Civitali aveva così bisogno di Firenze? È significativo questo passaggio d'epoca nella storia della critica, l'Ottocento tutti affiatati risorgimentalmente, Firenze, come dire, è il cuore, come dire, di tutte le scritture storiografiche sul Rinascimento. Nel secondo Novecento, insomma, questi fiorentini che stanno troppo al centro dell'attenzione diventano quasi un po' antipatici, e quindi c'è stata la tendenza a sganciare Matteo Civitali da Firenze. Nel 2004, quando ho avuto la fortuna di lavorare alla mostra su Matteo Civitali con le amiche Maria Teresa Filieri e Clara Baracchini e così via, mi sono molto adoperato nel recuperare la tradizione fiorentina, e mi è successo poi di scoprire in archivio che Matteo Civitali aveva sposato una fiorentina, l'abe di Bernardo Tanucci, negli anni giusti per la sua formazione, va bene. Dopodiché una serie di confronti hanno portato a rifare una preistoria fiorentina di Civitali. Andiamo molto velocemente, questo è un Desiderio da Settignano famoso che sta a Berlino, la Marietta Strozzi, ecco un tipico busto già attribuito a Desiderio da Settignano, al Louvre, che si può invece tranquillamente restituire a Matteo Civitali, così come questo busto di dama nelle collezioni del Camposanto Pisano e dell'Opera della Primaziale a Pisa. Vado veloce perché abbiamo troppe altre cose più interessanti da dire. Una Madonna di Prato, tradizionalmente attribuita a Rossellino, per confronti come questo con Berlino, la Madonna di Berlino, oggi viene restituita tranquillamente, concordemente da tutti, a Matteo Civitali giovane, quindi Matteo Civitali anni 50, tra i 15 e i 20 i 25 anni, che sta in questo semenzaio fiorentino, in questa specie di seminario di giovani ingegni, che viene da Bernardo Rossellino sostanzialmente, e che ha in Desiderio da Settignano, Antonio Rossellino e Mino da Fiesole dei colleghi del giovane Matteo poco più grandi di lui, sono nati con l'inizio degli anni 30, lui è della metà degli anni 30. Questo ci permette quindi di rileggere una serie di opere con occhio nuovo e fresco. Questo Giovan Pietro da Venza, che nel corso del Novecento è stato declassato a opera minore, ma addirittura a opera non genuina, non autografa, perché sembrava che fosse un compito inferiore per Matteo Civitali, e soprattutto non si capiva come Matteo Civitali potesse averlo fatto nel 1457, così presto, può essere rivalutato. Nonostante che si scopra che si tratta in origine di una copia da una medaglia di Pisanello. Giovan Pietro da Venza aveva avuto una medaglia di Pisanello. Scusatemi, come stiamo andando con i tempi? Perché io non voglio esagerare. Ditemi quando mi devo fermare, perché io non ho problemi. Ecco. Vedo che siete attenti per ora, e quindi provo a tenere ancora a destra, però guardo l'amica Anna Maria. Mi sopportate un'altra mezz'ora o è troppo? Allora andiamo veloci, saltiamo? Ditemi voi, non fate complimenti, io non, allora
Bref, perché si fa questo medaglione? Ma perché, e qui non c'è nulla di più specificamente lucchese direi, questo senso della tradizione, il rispetto del portico romanico fa sì che non si voglia, per un personaggio pur così importante, devastare il parato lapideo. E quindi Matteo trova questa soluzione ingegnosa, lo incastona lì, ma rispetto ai tre quarti di Pisanello riesce a fare un gioco di piani estremamente sofisticato, e c'è un senso del ritratto di questo uomo arcigno molto più vigoroso che in Pisanello. Qui avevo dei confronti con Desiderio da Settignano per mettere a paragone le sottigliezze, ma vado veloce. Agostino di Duccio, che altro compare di queste persone negli stessi anni, vedete, gioca tra il profilo numismatico antico e il profilo dell'uomo recente, va bene, in questo caso se lo può permettere perché è il monarca di Napoli. Mino da Fiesole, ecco, e Matteo Civitali da pari a pari si confrontano in questi profili davvero così memorabili. Ecco. E naturalmente questa virtù trapassa tranquillamente nella tomba da Noceto, nell'altare di San Regolo, ecco, ho preso una ire più veloce, e naturalmente nel ritratto del Bertini che abbiamo visto. Guardate, anche qui le foto sono purtroppo tagliate sempre sulla destra, come Matteo è in grado di darci il senso, come dire, della maschera facciale di questo defunto, come dire, sorridente quasi nella morte e ormai, come dire, frigido e cereo. Ha un senso davvero così ficcante della fisionomia umana da rivaleggiare più che degnamente con i suoi ex compagni di studio. Questo è Antonio Rossellino, che nel busto di un medico, Giovanni Chellini a Londra, vedete, cincischia sulla pelle quasi trasformando la fisionomia in ornamentazione, cosa che in Domenico, che in Matteo Civitali non avviene mai. Anche qui un confronto con Mino da Fiesole, Bernardo Giugni ci dà il senso del, come dire, della tendenza a scivolare nella decorazione da parte dei grandi ritrattisti fiorentini, mentre Matteo si mantiene sempre come dire, più vigoroso, più forte, più saldo. Ecco. E naturalmente questo avviene anche in questo severissimo ritratto di Domenico Bertini, che è una risposta a un famoso busto oggi al Bargello di un banchiere importante di Firenze, Pietro Mellini, opera di Benedetto da Maiano, che è l'altro rampollo di questa genia che finora non avevamo nominato. E questa virtù stupefacente di Matteo, vedete, trapassa nei teschi. Questo è il teschio da Noceto, questo è il teschio Bertini, ce n'è più di uno nella tomba Bertini. Io non conosco teschi, come dire, così profondamente compresi veramente in ogni loro fibra. Sembra veramente di avere davanti dei teschi di Bernini, voglio dire, da scultura barocca. E dicevamo appunto della Madonna che si presenta in maestà, nonostante che stia all'interno di un clipeo, come era nella tradizione fiorentina. Questo è Bernardo Rossellino, maestro di Matteo Civitali, che fa la tomba di Leonardo Bruni, cancelliere della Repubblica Fiorentina. Ecco, quindi un personaggio degno di essere messo a confronto con Pietro da Noceto per il suo rango, diciamo così, culturale e diplomatico. Però attenzione, questa è una tomba fatta a spese della Repubblica Fiorentina, mentre i lucchesi avevano permesso un'operazione analoga a spese della stessa famiglia che onorava il proprio defunto. E qui la tomba del cardinale del Portogallo ci serve perché è da qui che Matteo ha preso l'idea della Vergine che si affaccia da un clipeo laureato. Però mentre la Vergine fiorentina è una Vergine sempre un po' domestica, diciamo così, anche nella tomba pubblica, i lucchesi fanno le cose più sul serio, non so come dire, quindi la Vergine deve essere in maestà. Ecco. La Vergine non a caso diventa più accostevole, coccola il bambino nella tomba di San Regolo, che pure, come dire, la investe di un ruolo ancora più importante. Confronto con Donatello e Michelozzo nel Battistero fiorentino,
per capire le origini, diciamo così, di questo partito monumentale e come Matteo è abile a ripensarlo, a fare ogni volta delle cose nuove. E qui addirittura gli angeli, Regi Candelabro alla testa e ai piedi di San Regolo, sono una risposta a quelli eucaristici di Desiderio da Settignano, così come gli angeli dell'altare del Santissimo Sacramento, che a questo punto ho scorporato dal tempietto che non esiste più nella sua facies originaria, sono una specie di risposta a questi angeli di Mino da Fiesole. Mino da Fiesole li fa in volo, Regi Candelabro, che stanno atterrando mentre non li vediamo, mentre questi sono angeli tutti in rapidissima preghiera, capolavori assoluti che hanno ispirato le pagine di tanti scrittori puristi dell'Ottocento. L'Ottocento, neorinascimentale, neoquattrocentesco, passa inesorabilmente per queste due figure strepitose. Questo ci introduce al problema di Matteo statuario. Matteo è stato non solo un artista universale, ma come scultore è stato universale, perché è stato scultore di quadro, avrebbe detto Vasari, cioè di strutture architettoniche, di ornato, di figura, e nella figura ha fatto tutto, il tutto rilievo e il basso rilievo, fino a fare la statua. Il Battista, San Sebastiano, San Regolo sono risposte a quello che Matteo intelligentemente aveva ormai adocchiato come il suo vero rivale del momento. I vari scultori che vi ho citato prima, Mino, Desiderio, erano tutti morti, chi prima, chi dopo. Rimaneva Andrea del Verrocchio, non a caso un po' più giovane, che però si era votato alla metallurgia. Bene, la risposta di Matteo nel marmo a Verrocchio è flagrante. Praticamente Matteo è negli anni 80 e 90 del 400 il più grande statuario toscano, che significa il più grande statuario italiano. Non a caso i genovesi se lo chiamano nel loro cattedrale. E qui in maniera divertente si trova a fare, per ragioni di culto naturalmente, il San Sebastiano per Innoceto e il San Sebastiano per Bertini, e a pochi metri di distanza risolve la cosa genialmente, perché da una parte abbiamo la vecchia iconografia di San Sebastiano cavaliere con spada, manto e così via, e qui invece abbiamo il santo nudo, che è una risposta al San Sebastiano di Rossellino nella collegiata di Empoli, va bene. Quando nel 2004 preparavamo la mostra, io mi inerpicai con una scala e dissi: chissà se questo perizoma di bandone si può levare, perché è una censura tardo-barocca piuttosto pesante. E vedemmo con le amiche Filieri e Baracchini che per fortuna si poteva togliere tranquillamente, perché c'era ancora il perizoma antico. Il San Sebastiano aveva subito una censura come il famoso Cristo della Minerva, solo che tolto questo drappo di metallo il Cristo è rimasto mutilato, perché il sesso di Michelangelo era scoperto. Qui invece abbiamo proprio un perizoma in forma di mutande, voglio dire, pensate a Piero della Francesca a Borgo San Sepolcro, per cui è rimasto intatto, sono cadute soltanto le frecce. Non parlo assolutamente di Matteo Civitali, storico, narratore di storie nel rilievo, perché non c'è tempo, e vengo agli ultimi passaggi, se avete ancora qualche minuto di pazienza, questo importante recinto che rinnovella una gloriosa tradizione romanica di queste aree. Qui siamo a Barga, San Cristoforo, naturalmente dovete capire che nel 1480-90 manufatti insigni di questo tipo non venivano datati come facciamo noi oggi filologicamente al primo romanico, al secondo romanico, eccetera. Erano, lì abimemorabili, quindi potevano essere creduti cimeli eclatanti della chiesa dei primi tempi, ed era quello che si voleva ricostruire a Lucca, in forma naturalmente molto più elegante. Se quello è un latino medievale, questo è un latino ciceroniano, dell'ornato, va bene? Ecco. E allora questo confronto con le lastre del recinto corale di Barga, miracolosamente sopravvissuto, perché siamo in area periferica, è molto parlante. I recinti naturalmente c'erano ancora a Roma, si vedevano a Roma, sono andati tutti distrutti tranne pochissimi casi. San Clemente, Basilica di San Clemente, non solo i recinti abbiamo,
abbiamo, ma addirittura abbiamo i due amboni, l'ambone del Vangelo e l'ambone dell'Epistola. Lucca giustamente segue invece una tradizione che è tutta toscana, quella di un solo di una sola postazione, di un solo Pergamo, che è significativamente collocato in Cornu Epistule, mentre ci si aspetterebbe quasi il contrario, ma l'abitudine toscana era al rovescio. Qui abbiamo Barga e qui abbiamo San Miniato al Monte, dove l'apparato è rimasto miracolosamente quasi intatto. Matteo naturalmente rinnova tutto, non è più pago del Pergamo a cassa parallelepipeda e fa un Pergamo poligonale, pensile, meraviglioso, come quello di Benedetto da Maiano in Santa Croce a Firenze. Se non che il Pergamo di Benedetto da Maiano, che voi vedete dal presbiterio verso la controfacciata, vedete quanto è lontano, non era un Pergamo per le letture, il canto, non era un Pergamo per il coro, per i canonici, va bene, ma era un Pergamo per il predicatore che durante la Quaresima soprattutto, ma anche in altri periodi dell'anno, dominava lo spazio della Chiesa del popolo, che era, come vedete, transennata rispetto alla Chiesa del clero in maniera inequivocabile, con quell'apparato che fu distrutto per l'appunto da Vasari. Tempietto del volto santo, la reliquia più insigne che si potesse trattare da parte di Matteo Civitali, fortuna immensa della sua vita, i tempietti di reliquie e di immagini miracolose avevano una lunghissima tradizione medievale che era incentrata sulla pianta quadrangola. Qui abbiamo il famoso tempietto della Veronica in San Pietro in Vaticano, distruttissimo naturalmente, vi mostro un brutto disegno antico. Qui abbiamo il tempietto, attenzione, quindi una reliquia legata a Cristo direttamente, il velo della Veronica. Qui abbiamo invece un'immagine miracolosa della Madonna, l'Annunciata celeberrima di Firenze, con il tempietto dei Medici, che purtroppo è talmente sovraccarico di superfetazioni barocche che non riusciamo a capirne tutta la limpida struttura all'antica, colonnata e trabeata. Matteo Civitali paga un tributo a questa tradizione nell'arca di San Pellegrino in Alpe, qui su, come sapete, a 1500 metri nell'Appennino, mentre nel Duomo, dopo essere partiti da un'idea di questo tipo, si va meravigliosamente verso la pianta ottangola, che è una rivoluzione, naturalmente. È una rivoluzione che in maniera coltissima tiene conto di un'altra tradizione, che è quella della rotonda dell'Anastasi a Gerusalemme, naturalmente, con il sepolcro di Cristo messo sotto questa struttura. Ovviamente non si era mai persa memoria di questa cosa attraverso i pellegrini in Terra Santa. I battisteri italiani, il più glorioso in questo senso è sicuramente quello di Pisa, si ispirano alla rotonda dell'Anastasi, perché appunto morte e resurrezione finiscono per essere la stessa cosa. Naturalmente il bambino muore al peccato con l'acqua battesimale. Allora, già i fiorentini avevano lavorato in questa direzione. I rucellai in San Pancrazio addirittura avevano ricostruito in miniatura il Santo Sepolcro di Cristo. I lucchesi, ispirandosi invece alla struttura maggiore gerosolimitana che ingloba quella minore, fanno questo tempietto ottangolo, che naturalmente ha i suoi legami con il pensiero brunelleschiano, e addirittura si ammanta di questi otto spicchi maiolicati che fanno anch'essi da controcanto, da controaltare alla manifattura robbiana che copre l'altare del Santissimo Crocifisso e a San Miniato al Monte. Tant'è vero che io mi sono chiesto se qui Andrea della Robbia, nipote di Luca, non abbia dato una mano a Civitali. Non abbiamo i documenti, eccetera. E sono ormai alla fine. E giustamente già nella tradizione lucchese dell'Ottocento ci si vanta di aver precorso, voglio dire, Bramante a Roma, perché in Bramante, tempietto di San Pietro in Montorio, il luogo della crocifissione a testa in giù di San Pietro, naturalmente tutti questi fili della tradizione medievale a pianta centrale che metteva insieme la rotonda di Cristo, i martiria romani, le rotonde imperiali con i sepolcri dei primi grandi principi cristiani, tutto questo, come dire, si coagula in questa conclusione epocale, che però appunto ha con vanto dei lucchesi un precedente in Matteo, un precedente così importante che, vedete, Matteo viene distrutto
come dire, appellandosi a Matteo stesso, perché nel 1524 si fa la Cappella del Santissimo e il suo altare viene smantellato per fare una cosa che fa il verso nella cattedrale stessa al tempietto del Volto Santo. Si è creduto a lungo che questo tempietto eucaristico, firmato Opus Mattei Civitalis, che sta a Londra, fosse la parte perduta nel 1524, e quindi si pensava a un rimontaggio del genere, se non che il rimontaggio vero è questo, del tutto sproporzionato, sono queste le misure delle opere, quindi questa cosa è troppo modesta per questi due angeli. Quasi sicuramente si tratta del tabernacolo eucaristico pagato a Matteo nel 1496 per l'abside presbiteriale dei Santi Giovanni Reparata, quindi come vedete siamo a pochi metri dal Duomo. Finisco con il meraviglioso busto del Redentore a Villa Guinigi, perché dai documenti trovati negli ultimi anni si capisce sempre meno su come era fatto l'apparato eucaristico che è andato perduto. Forse non era neanche uno schema a pianta centrale, ma era parietale, però sappiamo che c'erano due figure del Redentore, va bene? Una delle quali potrebbe benissimo essere questa. Vi mostro cosa aveva fatto Mino da Fiesole negli stessi anni. Quei due angeli che abbiamo visto prima, che stanno in campagna a Firenze, vengono da questo famoso altare in Sant'Ambrogio, da quelle mensole da cui sono scomparsi dal 600. Allora, una cosa del genere dobbiamo immaginarcela anche per l'altare di Matteo, e speriamo che ricerche future ci illumineranno sempre meglio in proposito. Chiudo quindi con questo bellissimo volto e vi ringrazio. Scusate, alla fine, come dire, la strizzatina d'occhio che mi ha dato l'amica Anna Maria mi ha permesso di accelerare. Sono stato nei 65 minuti. Naturalmente, se avete domande, ben volentieri. Grazie a Francesco Cagliotti per questa splendida lezione. Mi rendo conto che non era semplice condensare una materia così ampia in un tempo tutto sommato scarso, ma il risultato è stato davvero magistrale, come ci si poteva chiaramente attendere. Nel caso che ci fossero domande, richieste di approfondimenti da parte del pubblico, questo è il momento per porle. Abbiamo qui il gelato, no, c'è la Giuliana Gelato, e quindi appunto se qualcuno vuole intervenire con domande può farlo. Avete il professor Cagliotti a disposizione, quindi non lasciatevi sfuggire l'occasione nel caso abbiate curiosità o altro. Ma un po' mi ricorda come a scuola, mi ricorda la situazione come a scuola, ma non dovete sentirvi naturalmente obbligati, altrimenti cedo la parola ad Anna Maria Giusti, che sicuramente da esperta dell'arte di questi anni, assai più di me che sono un povero contemporaneista, avrà osservazioni certamente pregnanti e pertinenti. In realtà il mio campo di studio, e poi sono rimasta una volta di più, devo dire, colpita e suggestionata da, non è la prima volta che ascolto una conferenza di Francesco Cagliotti, ma di questa sua capacità che credo avrete colto, e l'ho sentito anche nel vostro attenzione, nel vostro applauso finale, diffondere questa cultura profondissima, vastissima, con una capacità di trasmissione e comunicazione che non sempre convivono insieme.
Io credo che questa sia stata proprio una lectio magistralis su Matteo Civitali, quella che lui invece molto modestamente aveva definito, ma è soltanto una cosa divulgativa. E lo ringrazio, non vorrei avergli messo nessuna ansia di frettolosa, però mi sembra che sia riuscito comunque, anche correndo, appunto a farci capire pienamente intanto non solo la sua competenza, ma anche la ricchezza di sfaccettature di un artista che veramente ha esaminato da tutti i punti di vista, della committenza, della formazione, di questa sua straordinaria capacità di cogliere, ma anche in qualche modo superare le tante suggestioni fiorentine. Questa conferenza, che come diceva prima Don Mauro Lucchesi, riprende, speriamo che possa continuare in tranquillità, il nostro ciclo, in qualche modo interrompe la sequenza cronologica che al ciclo abbiamo dato, però abbiamo voluto che la ripartenza fosse con un artista che a Lucca è così familiare e noto, e con uno specialista del calibro di Francesco Caglioti, che nuovamente ringrazio. Riprenderemo invece dal prossimo mese l'andamento cronologico di questi 10 secoli di arte in San Martino, e il prossimo appuntamento sarà il 9 ottobre nell'auditorio della Banca del Monte, che ci ospita stavolta, con una conferenza di Anna Maria Ducci, che fa parte del comitato scientifico della Fondazione Ragghianti, che parlerà della decorazione scultorea medievale di San Martino, alcuni casi esemplari. Spero che vogliate continuare a seguire queste cose che ci fanno sentire più viva la presenza della nostra storia e della nostra cattedrale. Grazie a tutti.